Dopo i diversi ottimi spettacoli degli ultimi anni, il laboratorio teatrale musicale dell'Associazione Perle nel Pozzo, coordinato e diretto da Gianfranco Guero, ci ha riservato un'altra gradevole sorpresa. L'Odissea, interpretata dagli attori non professionisti del laboratorio, è avvincente per ritmo e movimento e si lascia seguire fascinosamente per 2 ore filate. Il poema omerico è ripreso precisamente con il suo testo nobilissimo, derogando la reinterpretazione solamente alla doverosa riduzione, a una piccola farsa dialettale inserita nella voce di un personaggio e a un coinvolgente finale alternativo, che spinge alla meditazione e sublima l'opera in una riflessione concettuale moderna. Gli attori, bravi e coinvolti, sono organizzati in un movimento itinerante che segue come un flusso i passaggi del poema, con trovate visive, musicali e scenografiche ben architettate e costruite. Unica pecca, non potere godere dello spettacolo nel luogo in cui era stato pensato, al Fortogliastri. Lo spettacolo in programma, infatti, causa maltempo, dal 15 al 17 ottobre al Monte di Pietà, alle ore 21. Confidiamo però che, quando dovesse essere di nuovo possibile, potremo rivivere questa meravigliosa odissea sul palcoscenico per cui era stata originariamente pensata. E ora siedo qui, agognando il ritorno, supplicando il re e tutto il popolo. Straniero, tu non assomigli affatto ad un uomo esperto di gare, ma a un mercante che si dia pensiero del carico e stia a fare dalle merci e capaci guadagni. Nella nave bencava con un laccio lucente, perché neanche un poco riuscisse a soffiare per me, quando Zefiro leggero portasse la nave e noi stessi. Navigammo 9 giorni, al 10° già appariva la terra dei Tavoli. Un dolce sonno allora mi prese, ero sfinito. Non avevo mai affidato ad altro compagno il timone per giungere in patria al più presto. Guarda come costui è onorato da tutti. Un bel bottino si porta da Troia. E noi, venuti per identica strada, torniamo a casa a mani vuote. Ed Euro ora gli ha dato anche questo. Presto, apriamo! Neanche così li salvò, pur volendo. Con la loro impietà si perdettero, stolti, che mangiare le buoi del sole imperiale. Ad essi egli tolse il dì del ritorno. Sfuggite alla guerra e al male. Solo lui, Odisseo, che bramava il ritorno e la moglie, lo tratteneva una ninfa possente, Calipso, chiara tra le dee, nelle cave spelonche, vogliosa d'averlo marito. E quando il tempo arrivò, col volgere degli anni nel quale gli dei stabilirono che a casa tornasse,
Neanche allora fu salvo da lotte, persino tra i suoi. Gli dèi ne avevano tutti pietà, ma non Poseidone. Furiosamente gli fu in collera con Odisseo pari ad un dio, finché non giunse sulla sua terra. Andate via dalla mia casa, preparatevi altri banchetti, mangiando le vostre sostanze di una casa, passando in un'altra. Anch'io sono famosa fra gli dèi per acume e furbizia. In me non hai riconosciuto Palla d'Eterno, che ti ha sempre protetto. Ed ora eccomi qui per consigliarti ancora e aiutarti a porre le mani sui pretendenti che da 3 anni ormai, padroni in casa tua, insidiano tua moglie e le offrono d'oro. Lei, Penelope, sospirando il tuo ritorno, ti frena con speranze e promesse. Mi avrai sempre accanto quando agiremo. Intanto ti farò ignoto a tutti. Volevate uccidere mio figlio.